Che spettacolo, ragazzi! E dillo che ti sei slamato da solo, no? Dai. Stamattina ho già fatto fuori più di una scatola di lombrichi. Ne ho presi parecchi, come numero tanti, anche come dimensioni non mi posso lamentare. Ho fatto un paio di carpotte interessanti, un paio di papagnoni interessanti, no, insomma non mi posso lamentare. Però quando c'è in giro tanto pesce piccolo, le esche ci vogliono. Gobbione comunque, non si pesca bene qua, si pesca scomodi, non bene o male, scomodi. Qui l'anno scorso avevo preso anche dei gardon, mi sembra l'anno scorso, cavedano, cavedanello. La canna è la cinese più rigida da 6,30 m. Mulinello Tubertini Cormoran caricato con un vecchio, questo è un mulinello degli anni 80, caricato con un fluorocarbon dello 0,20. Ah, eccolo qua. Oh! Non era un gobbione, questo. Non era un gobbione. Arbotto, praticamente ho agganciato barbo, cavedano, gobbione e persico.
I fossi regalano sempre qualche sempre soddisfazioni. Basta una buchetta come questa, vedete quanto è piccola e quanto è poco profonda. Per divertirci qualche minuto. Guardate, guardate se non era un persico quello di prima. Anche questo è un persico. Oh. Che spettacolo! Che spettacolo! Ti sei slamato? Sì, no. Ok. Guardiamocelo un secondo. Al sole, ma che bello che sei. Vai, 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 torna a nuotare. È pieno. Altro persicotto. Altro persicotto. Si è scaricata la batteria proprio quando avevo in mano il persicotto. Vediamo se riusciamo a prenderne un altro. Vedano. Altro persicotto! Vabbè, tieniti il lombrico. O siete voi che mi portate via l'esca. Basta così. Basta così. Va che divertimento. E va che bello trovare i persicotti. Bene. Ciao ragazzi!